Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vorrei darvi alcuni spunti di riflessione sulla nuova piattaforma, o meglio sui nuovi processori AMD Ryzen. Sto parlando ovviamente della serie 3000, la serie che tutti conoscete, quella che uscirà il 7 luglio, quella che tutti state e stiamo aspettando anche noi in negozio, perché vi comunico già da adesso che alla luce degli annunci che sono stati fatti in pompa magna e delle vostre richieste, comunque ci siamo resi conto anche noi a livello di negozio che il mercato sta cambiando. Mentre prima AMD era una nicchia che era riservata a poche persone che decidevano di andare su quella piattaforma, ad oggi notiamo che molte persone da Intel stanno passando ad AMD o hanno in mente di passare ad AMD, e questa è la nostra previsione, anche nel senso che dal 7 luglio in poi, probabilmente per un buon periodo, o almeno finché Intel non uscirà con eventuali nuovi processori, la maggior parte delle build, o comunque ci sarà una buona parte delle build che sarà fatta non più con Intel ma con AMD anche in ambito gaming, cosa che noi come negozio fino adesso non abbiamo visto, nel senso che è vero che noi per la stabilità e per quant'altro preferiamo sempre consigliare Intel, però è oggettivo che a oggi con i processori che usciranno il 7 luglio probabilmente ci sarà un bello stacco da parte di AMD e di conseguenza molte persone, anche quelle che magari si informano un po' in ritardo o si informano poco, non avranno più la paura che c'era prima a passare a una piattaforma diversa da quella Intel. Come sempre si viene a creare purtroppo il discorso, quello che io chiamo il discorso fanboy, ovvero ci sono persone che sotto i nostri video e durante le live che facciamo ogni venerdì difendono la sparadratta Intel, le persone che difendono la sparadratta AMD senza sapere effettivamente, non dico di che cosa parlano, ma diciamo spesso le persone parlano per partito preso. Quindi io oggi non vi vorrei indirizzare, ma vorrei darvi una serie di piccoli spunti di riflessione. Cercherò di essere breve, anche se so che non ci riuscirò. Innanzitutto, il discorso che viene fatto spesso è relativo ai nanometri, quindi al processo produttivo. Il discorso che ho fatto in live più di una volta, che vi sintetizzo adesso, è il seguente. Il processo produttivo si riferisce alla miniaturizzazione del processore. Con un processo produttivo migliore, quindi più basso in termini di numeri, quindi da 10 nanometri se passo a 7, sulla carta 7 è meglio di 10 perché riesco a miniaturizzare di più, riesco ad avere più densità. Di conseguenza un prodotto che sulla carta mi scalderà meno e mi consumerà di meno. Sulla carta i benefici sono inimmaginabili. Il problema è che per riuscire a miniaturizzare bisogna appunto riuscirci, cioè riuscire a produrre con un processo produttivo migliore. Su questo AMD ha superato tra virgolette Intel perché riesce ad oggi a produrre a 7 nanometri, cosa che Intel non riesce a fare perché Intel produce ancora a 14 nanometri. Passerà parte della nuova produzione Ice Lake a 10 nanometri, ma quindi si trova di conseguenza a inseguire. Questo non vuol dire necessariamente che sia male, nel senso che a me personalmente il processo produttivo interessa fino ad un certo punto, perché quello che a me interessa alla fine quando parliamo di un processore sono le prestazioni, il prezzo, le temperature di esercizio e la stabilità del processore stesso, cioè quanti prodotti io trovo rotti su un campione di 100 unità. Questi sono i quattro parametri. Poi a me personalmente, se il processore viene prodotto a 1 nanometro, a 2, a 5, a 10 o a 40, non mi interessa. Quello che mi interessa sono queste quattro cose, che sono sì legate ai nanometri, ma non sono vincolate ad essi. Il secondo discorso è il discorso prezzo. AMD probabilmente riuscirà ad uscire il 7 luglio con prodotti che saranno più performanti di Intel, scalderanno meno, consumeranno meno e costeranno anche meno. Ovviamente la forbice è meno ampia secondo me di quello che è stato detto, perché il prezzo che vi viene dato, cioè quando vi dicono che il 3600X vi verrà dato a 2,29 dollari, poi voi fate la conversione in euro, ok, vabbè, costerà circa 200 euro. Vi dico che non è così, vi parlo sempre di prezzo ufficiale, quindi prezzo di mercato ufficiale, quello a cui noi ci riferiamo. Se un processore al lancio sta a 229 dollari, storicamente è un processore che poi al pubblico va a costare circa 280 euro, perché dovete calcolare l'IVA più altre varie tasse, più la conversione euro-dollaro, che in questo caso è a nostro favore, però comunque una volta applicati questi tre fattori il prezzo sale e di solito non sale di poco. Un'altra cosa che oggi poi mi ha stimolato un po' e mi ha portato a fare questo video è che è una cosa di cui io in realtà non vi posso parlare, però è una cosa che fino adesso non è stata considerata. Ovvero, attenzione, aprite bene le orecchie, a buon intenditor poche parole. Il costo di un processore non è dato solo dal processore in realtà, ma è dato anche dalla scheda madre. Le nuove schede madre che stanno per uscire, ovviamente, come tutti sapete, sono le X570.
La domanda che io vi faccio oggi e fino al 7 luglio non vi posso rispondere è: siamo sicuri che queste X570 vadano a costare come al solito meno della controparte Intel? Che succederebbe se queste schede madre costassero uguale o di più rispetto a un chip Z390? Non posso aggiungervi altro, però fatevi qualche domanda in più. La terza cosa che voglio segnalare, di cui sono forse pure un po' stufo, è che in questa guerra continua che fate tra Intel, AMD, Intel, Intel, AMD, è come se AMD fosse il salvatore della patria che arriva perché Intel è cattiva e di conseguenza AMD arriva perché AMD sono i buoni, AMD sono quelli che ci danno i processori che vanno meglio di Intel ma costano meno perché Intel è ladra. Siccome che certe volte le discussioni che facciamo in live si riducono veramente a questo, io certe volte mi chiedo se vale la pena pure farla, certe volte una discussione di questo tipo. Io quello che vorrei fare oggi con voi è darvi un po' di stimoli per dire, ok, analizzate bene quello che vi sto dicendo e poi fatevi la vostra opinione. Esempio pratico, molti colleghi adesso senza fare nomi si capisce chiaramente che sono a favore della piattaforma AMD, ma vi basta guardare i video che sono usciti da un mese a questa parte. Lo capite chiaramente se uno youtuber è a favore o no di AMD, indipendentemente da quello che fa. C'è gente che ha difeso AMD addirittura quando c'erano gli FX e quando c'erano situazioni per cui, adesso senza andare neanche troppo indietro, quando c'erano le schede madri 990 FX, uscì il PCI Express 3.0. Quelle schede madri rimasero lì non aggiornate per un anno e mezzo, due, al punto che i produttori furono costretti a fare una seconda versione della medesima scheda madre, ma col PCI Express 3.0. Questo per farvi capire quanto fino a pochi anni fa AMD fosse indietro rispetto all'Intel e soprattutto fosse indietro lato schede madre. Oggi la situazione si è ribaltata, quindi è bello vedere tutta questa competitività. Sicuramente questa cosa darà una spinta a Intel, che ricordo che comunque è un'azienda più grande di AMD e quindi ha tutte le armi in realtà per rispondere. Questa cosa sicuramente giova alla competitività, perché comunque noi a breve potremo acquistare ad un prezzo umano un processore dalle ottime prestazioni che si avvicinerà al 99K, che fino all'altro ieri era un processore per molti di noi inarrivabile. Dai primi benchmark che sono stati leakati, che neanche vi metto perché sono sicuro che già avete visto, comunque ve li lascio in descrizione, c'è qualche prova, diciamo, di terze parti fatte sul processore 3600 che sembra avere un rapporto qualità-prezzo pauroso, cosa che io ovviamente mi vado ad augurare che sia così. Il quarto o quinto spunto, che ho perso pure il conto, che vi voglio dare è relativo al fatto della retrocompatibilità. AMD ed Intel prendono sempre due strade diverse. Che cosa succede? Intel dice, non lo dice, cioè lo sintetizzo io perché è quello che ho visto negli ultimi anni. Faccio una scheda madre, faccio un chipset, consento due aggiornamenti di processori che io faccio uscire a distanza di un anno l'uno dall'altro. Quindi con la stessa piattaforma io sostanzialmente ci faccio due generazioni di CPU che sono comunque molto vicine tra loro. AMD invece è molto più lungimirante da questo punto di vista, cioè molto più popolare, cioè dice io faccio un socket, su quel socket ci riesco a far andare una, due, tre, quattro, anche cinque talvolta generazioni di processori senza farlo cambiare. Se da un lato io oggi che ho comprato una scheda madre X370 potrò con ogni probabilità montarci un processore serie 3000, lo andrei comunque a diminuire di molto in prestazioni, o comunque andrei a non sfruttarlo al 100%. I benchmark che sono usciti fino ad adesso sono pochissimi, dicono in realtà il contrario, però vi dico che oggettivamente utilizzare su un chip vecchio un processore nuovo ne va a ridurre le prestazioni, ma è matematico, deve succedere per forza. La differenza che c'è tra i gruppi di persone che seguono AMD e Intel, che ho notato anche in negozio quando vengono a chiedere preventivi, è questo. Perché chi segue Intel non si sognerebbe mai di mettere un i9 su un chipset B360, mentre invece chi ha AMD e c'ha una scheda madre che magari c'ha un paio d'anni ed è anche di fascia bassina ci vuole montare il 3700X? Tornando al discorso prezzi delle nuove X570, secondo me se questo prezzo poi fosse troppo alto, noi ci troveremmo nella condizione in cui le nuove schede madre non le comprerebbe nessuno, perché generalmente chi va a comprare AMD è una persona che, salvo rari casi, vuole risparmiare, quindi andando a risparmio, cercando di ottenere prestazioni uguali o superiori ad Intel, andrebbe a comprare poi una scheda madre di generazione vecchia. Siamo sicuri che questa poi sia la scelta migliore?
Adesso purtroppo ragazzi a tutti questi interrogativi è impossibile rispondere, non so rispondere nemmeno io. In realtà ho semplicemente voluto darvi degli spunti perché nelle live precedenti che abbiamo fatto questo discorso è stato fatto più volte. Ci sarà un'altra live venerdì in cui sicuramente verrà fuori il discorso, quindi io volevo sostanzialmente prepararvi a questa cosa. Per chi se lo vuole vedere vi lascio in descrizione anche un link con un talk show che è stato fatto sia su YouTube che su Twitch, proprio su questo argomento che ho fatto io poi da casa mia in realtà. Mi piacerebbe poi continuare con voi la discussione qui sotto nei commenti, quindi relativamente a ciò che ho detto, ditemi la vostra, ovviamente sempre con toni pacati, perché quando si tratta di AMD contro Intel, Rosso contro Nero, Roma contro Lazio, PlayStation 4 contro PC, c'è sempre un casino. Fate bravi, siate corretti. Io per adesso vi saluto e vi aspetto nella live di venerdì, dove spero che riusciremo a portarvi un bel contenuto con l'assemblaggio di un PC veramente di spessore. Dobbiamo semplicemente vedere se ci arrivano in tempo tutti i pezzi. Quindi questo non ve lo posso promettere. In caso contrario, ovviamente faremo o un altro assemblaggio oppure un bel talk show proprio su questo argomento. Io per adesso vi saluto e ci vediamo venerdì. Ciao!